Amici ascoltatori, buonasera con Monte Viascone TV, seconda puntata con il Monte Viascone Calcio. Un Monte Viascone Calcio che purtroppo sembra essere entrato in crisi dopo la sconfitta di domenica scorsa, un po' pesantuccia. È un momento di pausa, Peppe. Troppa pausa, diciamo che c'è un passo indietro rispetto alle tre domeniche, nonostante le sconfitte. Un Monte Viascone che ha giocato contro la Vigoro, un Monte Viascone che ha giocato contro la Dispoli, un Monte Viascone che ha giocato contro il Città di Fiumicino, un Monte Viascone che non ha giocato affatto. Vabbè, comunque ascolta, contro il Tolfa. Ricordiamo che la nostra trasmissione è sponsorizzata da GT Gomme, certo, un grande laboratorio sulla via Teverina di Monte Viascone, nei pressi di Piccolotto, tanto per capirci, ottimo servizio, senza perdita di tempo. E al contrario di quello che fanno i ragazzi in campo, vero mister D'Alessio? Mister D'Alessio, tu ci hai ricordato dello sponsor, adesso tu ricordaci perché contro il Tolfa c'è stato solo una piccola defaillance. Come dicevi tu, contro il Tolfa, diciamo, c'è stata forse la peggior partita dell'era del Canuto, però questo fa parte del calcio, fa parte del gioco, diciamo. Venivano da tre sconfitte, con questa è stata la quarta, che avevano un sapore abbastanza diverso. Quella più netta era stata quella con la Dispoli, che sicuramente alla lunga sarà la squadra maggiormente accreditata per la vittoria finale. A Fiumicino avevamo perso al terzo di recupero e con l'acqua... lì è la sorte che va detto... Permettimi, quello che ha preoccupato di più, soprattutto i tifosi, io sento un po' quello che accade in strada... Questi ragazzi un po' budici, abbiamo visto con il Ladispoli, sì. Hanno sempre tenuto la partita nonostante il 2-1, nonostante il 3-1, sì, nonostante il 4-1. Ripeto, fa parte del gioco, fa parte del calcio, diciamo, dopo tre sconfitte anche consecutive. Anche quando sono bloccati così. Sì, ci sono delle partite magari che si dà più o meno, però l'impegno dei ragazzi, l'impegno del mister, della squadra è sempre il massimo. Poi purtroppo non si arriva a fare determinate cose. Stato, c'è stato pure un cambiamento di modulo da quello che c'è presente? Assolutamente no. Un uomo misto che girava? No, assolutamente no. Il mister è partito sempre con il classico 3-5-2, quello che ha impiegato nelle ultime giornate, poi per esigenze, per provare a cambiare, a riprendere la partita, ha cambiato, però quello fa parte sempre del gioco. Il mister continua su quel modulo, poi se lui cambia evidentemente ha dei motivi validi per farlo. Non chiediamo ovviamente più di tanto, perché non vorremmo entrare poi in quelli che sono i meccanismi tipici interni della squadra del Monte Viascone Calcio e soprattutto del mister Stefano Del Canuto, che ha, diciamo, la responsabilità principale, sta facendo non si sta discutendo su questo, leviamo subito ogni volevo sottolineare, non il lavoro sta facendo del un mister, processo però. E quel riportiamo noi anche un po' quello che è lo spirito, la critica del pubblico, dei tifosi, come no? Dei tifosi, ecco, quali quindi tifosi? Cerchiamo, ecco, poi i tifosi sono sempre i soliti, diciamo che tifosi, non aumentano né diminuiscono, anzi, siamo sempre dovrebbero standard, aumentare, okay, un po' di più. Però direttore, vogliamo lanciare un'altra cosa che è apparsa sugli spalti ultimamente, qualche tifoso, qualche gruppo di tifoso diceva: ma sta società ci sembra un po' troppo chiusa, tentare un modo per aprire anche a questi tifosi, tirarli in campo, fare un'assemblea con loro, si potrebbe tentare una strada del genere? Allora, la vita come il calcio è fatto di risultati, qui a Monte Viascone questo è il sesto anno, i risultati ce ne sono stati forse oltre le più rose aspettative. Ripeto, quello che ho detto la settimana e la puntata precedente, facciamo i massimi campionati elite, juniores, allievi e giovanissimi, i due fasce a B con i regionali, giovanissimi allievi, ma cosa dobbiamo fare? Andare a casa e bussare alle porte? Io penso è loro, è proprio un obbligo morale venire a vedere il Monte Viascone Calcio, per quello che mi riguarda. Comunque dobbiamo dire che tutto questo trambusto e marasma di questa squadra, che non hanno giocato, che hanno giocato male, che sembravano svogliati, qualcuno sugli stati l'ha anche tacciati con una frase Posso? Molto pesante. Posso? Allora, quello che avevo detto forse è stata una, se non la peggior partita, l'era del Canuto. Ma vorrei sottolineare che alle 9 c'era stata un'altra partita degli allievi 99 che, a mio modo di vedere, è stata la miglior partita. Guarda Pietro, il collega Pietro già freni. Quello che voglio dire, invece, senza naturalmente superare le competenze, domenica c'è uno degli scontri che possiamo dire già diretto. No, il conto diretto è presto. No, va bene. Sì, però a casa del Monte Rotondo. Ipotizziamolo. Allora, Monte Rotondo. Del Monte Rotondo, che fino a due domeniche fa aveva 0 punti. Non trasformiamo in Brasile pure loro. Però scusi, lo andiamo ad affrontare nel momento migliore, perché viene da due vittorie consecutive con la vittoria roboante di Monterosi, dove ha affrontato e battuto una delle candidate alla vittoria finale. Purtroppo andiamo in un momento...
il non calcio buono. Sì, purtroppo ci abitua a tante cose, però... E poi Monterotondo, Grifone, Monteverde, sono tutte partite che vanno sempre giocate dall'inizio alla fine, è un campionato di eccellenza, cambia poco. Forse è vero il detto che è meglio affrontare le prime che le ultime. Sicuramente ci sono stimoli diversi, però ripeto, Monterotondo, Grifone, la Tispoli, quello che sia, si va sempre con lo spirito giusto per provare a fare e a vincere la partita. Comunque noi aspettiamo sempre una vittoria che risollevi il morale, ridia una spinta. Dopo una piccola... guarda, che poi tutto sommato sti ragazzi... che poi non è ultima domanda, poi passeremo alle giovani. È possibile che si peschi sul mercato? Ma guardi, io dicembre è sempre normale, aprono le liste, il 17 dicembre. E io lo so che tiro in ballo il presidente Minciotti. Apriranno le liste, come le società che si rispettano, saremo vigili sul mercato, ci potrebbero essere sia entrate che uscite. Ma la nostra è una politica talmente impostata sul settore giovanile e sui giovani che movimenti grandi non ve li aspettate, non li faremo. Se capita un qualcosa, guarda, di positivo... Ma guarda, più che movimenti grandi, io ho sempre pensato che se a quel centro, ci fosse un Gimelli del... dei tempi passati, qualcosa in più si risolverebbe. Non... è un parere, eh? No, ma per parere del calcio, poi sai, siamo tutti allenatori, tutti presidenti. Io ripeto, i numeri della squadra del Canuto adesso dicono attacco roboante, difesa un po' che barcolla, però per me è sempre squadra, per me va sempre intesa come squadra, perché se la difesa subisce gol, evidentemente l'attacco e il centrocampo lavorano in un modo non eccelso. Io non voglio mai soffermarmi sul singolo, sia giocatore che reparto, per me si chiama squadra, sempre noi, collettivo, sempre noi, sempre noi, sì, sempre. E comunque io rimango sempre dello spassionato parere, prima non prenderle, ci abbiamo tanti allenatori, ci qui sono tante che mi dici, eh? Prima non prenderle, ma parliamo con Moreno, eh? Perché domenica è stata l'unica squadra, diciamo, che ci ha dato delle soddisfazioni, no, anche perché 2002 hanno vinto, ha vinto con il Rieti alla grande, è stata una bella partita e io ero sul campo, quindi ho visto, e dobbiamo dire, Moreno, che veramente avete fatto una bella partita. Ecco, un po' questi alti e bassi, una bella partita, poi si ritorna, poi si risale, poi... ecco, un po' più di amalgama sti ragazzi. Vabbè, noi ricordiamo sempre, il nostro obiettivo è quello di salvarci e quindi uscire da, possibilmente farlo senza i play-out. E domenica abbiamo comunque vinto contro una squadra del capoluogo, Rieti, 50.000 persone avranno scelte loro rispetto a noi. Quindi abbiamo fatto un'ottima partita, gli alti e bassi dipendono dal fatto che facciamo un campionato importante e quindi... No, comunque, scusa, ma erano venuti per vincere, Loro nell'aria dicevano oggi facciamo un boccone. Vabbè, loro venivano dal loro terzo posto. Vennero personali, cioè personali, furono suonati, come si dice? Loro venivano dal terzo posto, 15 punti, si avrebbero vinto o sarebbero saliti a 18, quindi da soli in seconda piazza, quindi sicuramente venivano per vincere. Hanno trovato una squadra affamata, una squadra grintosa, e è quello su cui sto lavorando sul gruppo e sono molto molto soddisfatto. Pietro, ecco, sì, abbiamo qui alla nostra fremono anche da quest'altra parte, vedo lo staff della Juniores, che purtroppo domenica anche la Juniores è nata un po' in barca, però da quello che ho saputo, caro Peppe, mi pare che la squadra abbia girato il verso giusto, forse il portiere ha fatto qualche... Ritorniamo qualche singoli, no. Santucci, ci racconti questa partita come è andata? È stata una partita sfortunata su episodi. Gettare la croce addosso al portiere non è corretto, nel senso, sabato ha giocato Gianni Tranchini e ha fatto il meglio delle sue possibilità. Se la squadra non ha portato a casa il risultato, evidentemente le colpe vanno suddivise equamente per tutti i componenti, a cominciare da noi allenatori, che evidentemente non siamo stati bravi nel dare le giuste motivazioni al gruppo per poter far sì che portassero in porto il risultato, perché fondamentalmente noi paradossalmente stavamo anche vincendo la partita. Appunto, perché insomma, dopodiché, comunque, chiariamo subito, noi adesso non vogliamo addebitare colpe nel senso di responsabilità colposa o di volontà di non gioco, ma da quello perlomeno che abbiamo saputo, perché io alla partita non c'ero, però da quello che abbiamo saputo, insomma, qualche defaianza un po' grossolana c'è stata. Ecco, appunto, chiedevamo a voi errori, di illuminarci in questo senso. Gli errori fanno parte comunque sia delle prestazioni. Evidentemente sabato siamo stati sfortunati da questo punto di vista, diciamo così. Sicuramente lo stesso ragazzo proverà e sicuramente riuscirà a fare meglio nel prossimo futuro, perché ne ha le possibilità, ne ha le capacità
e a tutto il nostro supporto. Ecco la voce a Pernazza, qualche ecco. Il discorso è facile buttare la croce addosso al portiere, perché il portiere sbaglia e segnano, l'attaccante sbaglia e non segna. E non segna. E non succede niente. E non succede niente. Però il portiere è un paperone. Secondo me il discorso è, c'è tutto proprio un altro discorso di purtroppo quando vai a Roma che affronti queste realtà hanno altri bacini, altre cose e so, noi dobbiamo fare il campionato per salvarci. Sentiamo uno dei giovani Micciotti, membro della Juniores. Ecco, tu sei parte attiva della squadra, loro dirigono, voi dovete mettere in pratica e dovete, ecco, ci dica un po' l'andazzo, il clima, ecco, visto da parte vostra che siete dentro il campo. Parlando della partita di sabato, è stata veramente una partita dal risultato più che falso, visto che, come ha già detto il mister, noi vincevamo 1-0 e ci siamo ritrovati al 30° con l'arbitro che prende decisioni abbastanza incredibili. È stato concesso un calcio di rigore abbastanza assurdo, però la cosa che abbiamo sbagliato, che ha sbagliato la maggior parte della squadra, è stata la mentalità. Perché già sull' 1-1, ad esempio, io mi giravo e vedevo persone che cominciavano già a camminicchiare, tanto per dire, abbiamo perso la partita oramai, che facciamo? Ma non bisogna mai arrendersi, però. Esatto, cioè, questa è una questione anche di tempra sportiva, cioè che facciamo? Tiriamo in barca, no, addio pesci, addio reti, insomma. Questo Pernazza, magari ecco. dopo la partita della Dispoli, che è stata una battaglia, appunto. E voglio fare l'avvocato del diavolo. Ecco beh, qua. E in Berencele, siccome me ne faccio sunto adesso. Da adesso, io proprio a te mi ricordo, guarda come DS. Parliamo degli arbitri. Io sai, vengo da, ormai sono anni che seguo il Montepescone Calcio, soprattutto con gli arbitri romani. Non siamo stati sempre fortunati. Ricordiamo la partita col Trastevere, che a me mi è rimasta impressa, mi hanno fatto imbufalire in una maniera tale che forse non mi hanno mai espresso in quelle condizioni e in quella situazione. Ma cosa può fare una società per tutelarsi? Partiamo sempre da questa buona fede degli arbitri, ma c'è questa buona fede degli arbitri? Ci dobbiamo credere fino in fondo? Io penso che ogni direttore sportivo, ogni allenatore, ogni giocatore vede sempre l'arbitro contro. Noi vediamo sempre l'arbitro contro, è facile dire abbiamo perso perché l'arbitro qua, l'arbitro là. Giulio, scusa, può succedere. Noi abbiamo visto dei comportamenti assurdi. No? Io dovrei fare un nome, ma non lo faccio. L'anno scorso, per carità cristiana. L'anno scorso tu, fu la partita. Sei al corrente che in una partita dove l'arbitro veramente l'ha falsata completamente dal primo all'ultimo, abbiamo scritto una lettera di protesta alla federazione, la quale ha risposto i documenti. Dove appunto si permise di dire il momento che è uscito. Abbiamo i documenti. Anche questa squadra è cucinata, cioè un arbitro che si. Questo l'abbiamo scritto alla federazione, al dottor Israeli. I soldi a favori non ci sono mai stati per noi. Quella partita fu deleteria. No, io non parlo di prima squadra, parlo in generale. Ma i visioni a favore possono anche vedere, ma molte volte bisogna dire con la buona fede, perché certe volte anche la storia dei guardalini, molte volte si collaborano, non collaborano. In generale possiamo dire che il dare e avere nello sport, nel calcio, poi alla fine è equo, no? Perché forse seguì, però voglio dire, a volte accade che ci siano degli arbitri veramente spudorati. Spudorati, sì, però ti ripeto, hai detto adesso buona fede, perché se penseremo il contrario smetteremo. Io smetterei per primo. Visto la partita della Juniores l'altro anno a Fiumicino, la penultima giornata, se non sbaglio, un errore che vedendolo pareva in mala fede, un errore con la mano alta così, un fallo da rigore nettissimo, io ero un metro fuori la rete, pareva in mala fede. L'arbitro a fine partita parlava con i giocatori, con i dirigenti, pareva in mala fede. Però io la certezza non la ho. Noi lasciamo la mala fede, una buona fede. Quattro arbitri. Voglio sentire i mister su questo. Perdere la buona fede, la mala fede, la serietà, il quattro arbitri. E passiamo la voce al nostro sponsor, GT Gomme. Ah, per carità. Thank you.
gommata la macchina, torniamo agli allenatori. Su, allenatori, fatevi sentire su questo punto. Perché Danilo, dai, racconta. Non vogliamo fare dei processi, come no, però per carità. Un parere, io penso che... Lui ha un feeling con... No, ma noi dobbiamo dire, Peppi, noi dobbiamo dire anche un'altra cosa, ma Giulio sicuramente sarà d'accordo, ma anche loro saranno d'accordo. Citava la partita di Fiumicino l'anno scorso, che io ho preso quattro giornate. Sì, sì, ma che io non, nemmeno c'ero lì. Cioè, alziamo il livello, no? Cioè, ormai abbiamo capito che gli arbitri li abbiamo un po' messi a fuoco, ci sono sto dolt adesso, poi alla fine dell'anno, insomma, tutto sommato, quello che è andato via è ritornato, bla 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 bla. Io invece vorrei dire una cosa con voi che è molto importante, e sicuramente Giulio su questo sarà d'accordo. La Juniores, che quest'anno, a diversità degli altri anni, si interfaccia molto di più con la prima squadra, c'è un forte travaso che magari saltano i giocatori per la prima squadra, poi le ritornano lì, poi rivanno lì perché c'è necessità o perché c'è esperienza. Ecco, un attimino questo aspetto che secondo me è molto importante, perché veramente quest'anno tra la Juniores e la prima squadra sembra quasi che sia tutta una. Fondamentalmente noi stiamo cercando di seguire quelle che sono le linee guida della società, perché come ha detto il direttore all'inizio della trasmissione, è una società improntata su un profilo giovane, pertanto noi che siamo l'ultimo step del calcio giovanile funzioniamo praticamente da palestra per i fuori quota della prima squadra, quindi o noi li formiamo nella nostra squadra per poi darli nel momento in cui sono pronti a mister Del Canuto, oppure i giocatori che sono nell'organico della prima squadra, che hanno necessità di minutaggio, hanno necessità di rivedere qualche aspetto, vengono a loro volta con noi per poter giocare e avere quindi più visibilità e maggior fonte, tra virgolette, di allenamento. È normale, tra me e Stefano, tra me e mister Pernazza e Stefano Del Canuto del suo staff c'è molta collaborazione, noi parliamo tantissimo, quasi tutti i giorni. Il giovedì ci alleniamo praticamente insieme, facciamo una forma di partita d'allenamento che ci dà un po' quelli che sono i riferimenti per il sabato e per la domenica, e quindi questo è cercato... molto importante, appunto quello che dicevamo, questo è fondamentale, ecco, dicevamo, Giulio, puoi dirci, ecco, tu come direttore generale, questa collaborazione tra la prima e la seconda squadra? Sì, una collaborazione a 360 gradi, come diceva mister Santucci, ripeto, con Stefano Del Canuto, cioè, si guarda al futuro, non siamo sempre vigili, siamo sempre attenti e vigili per guardare il settore giovanile, per monitorare i ragazzi che possono o potrebbero essere pronti un domani poter giocare. Sicuramente poi c'è uno sbilanciamento, però, perché poi togli, metti, è chiaro che anche la squadra magari si trova un attimino un po' sbilanciato in un modo o in un altro, no? No, facciamocelo dire dal giovane giocatore qua, pure a te ha toccato qualche turno su, qualche turno giù, in questo frangente come vi adeguati, come ti adegui? No, quest'anno per ora ancora no, però l'anno scorso sono stato quasi tutto l'anno con la prima squadra, e per me comunque sì, è stato un anno un po' difficile perché tornavo da un infortunio, da un'operazione al ginocchio, e ho dovuto fare tutto un po' di fretta, e comunque sia ringrazio tuttora mister Del Canuto per le possibilità che mi ha dato di paragonarmi con persone più grandi di me e con tutt'altro, come dire, tutt'altra esperienza. E mi ha imparato veramente, veramente molto, e ne sono contento di questa, ecco, esperienza. A proposito di questo, apriamo una parentesi che non abbiamo mai toccato, Peppe, questa è una lacuna che l'infermeria, perché mi risulta almeno che qualche ragazzo della Juniores, mi pare Ricci se non voglio, è diverso tempo che sta fuori, quindi gli infortuni anche con la prima squadra, come, ecco, come siamo messi sotto questo aspetto? Infortuni. Con gli infortuni quest'anno purtroppo siamo stati penalizzati moltissimo con i giovani, due classe 2000, due ragazzi degli allievi primo anno, Moschetti Lorenzo e Morlupi Luca, hanno avuto due infortuni molto seri. Moschetti si opererà il 14 dicembre al crociato, gli faccio in bocca al lupo di cuore. Gli facciamo gli auguri, facciamo da parte di tutti noi, ci mancherebbe, anche perché lo rivoliamo presto sui campi da gioco. Luca Morlupi ha una forte distorsione a livello ligamentoso che sta in cura da Umberto Girelli, un nostro osteopata di fiducia che cura anche i giocatori della SS Lazio, e potrebbe rientrare a breve. Ecco, anche a lui i nostri più sentiti auguri, poi, veramente. E poi infortuni di rotina in prima squadra, la Juniores, come dicevi tu, il ragazzo Ricci, Samuele, è un ragazzo che manca da un mese circa, un mese e mezzo.
quasi due mesi, poi gli infortuni di Rodine che subiscono quotidianamente il comunque Nani, mi pare poi che Ricci aveva un certo peso nella squadra, o perché qui molte volte a secondo il tipo di infortunio può essere più risentito o meno risentito il rapporto al soggetto che no, per noi sono tutti quanti importanti nella stessa misura, perché comunque sia la rosa è quella, venendo a mancare per tanto tempo, poi neanche per le rotazioni, per la gestione degli allenamenti diventa complicato poi riuscire a fare tutto nel miglior modo possibile. Sommando l'infortunio di Samuele, magari l'infortunio del portiere Di Marco, gli infortuni che ci sono stati. Quando pensate di recuperarlo? Samuele dovremmo avere notizie certe la settimana prossima su come e quando eventualmente reintegrarlo. Di Marco penso che ormai se ne parli dicembre inoltrato, penso alla ripresa dopo le feste. E Alessandro Patacchini, che invece se lo porta dalla fine della stagione scorsa, dovrebbe anche lui a dicembre rientrare nei ranghi, e poi speriamo che finalmente finisca gli incidenti. Questa situazione è una stagione mezza juventina, insomma, quella, sì, che, quella che accade anche alle giovanili del Monte Viasconi. Gioca, non gioca, gioca, non gioca, qui alla fine non si riesce mai ad avere la formazione tipo, insomma, via, quella con la quale si dovrebbe affrontare di domenica in domenica l'avversario. Vorrei chiedere ancora a Giulio, ma perché lui sa un po' tutto, abbiamo la questione dei giovanissimi, io sentivo anche qualche giorno fa un discorso, sia la prima che la seconda fascia, e qualcuno, ho inteso queste testuali parole, le riporto perché mi hanno colpito: ma del 2001 non ci sono i giocatori, del 2000 non ci sono i giocatori. Ma questi sono gli ultimi in classifica, hanno due punti e la prima sta a 22. E questo mi ha risposto: no, non ci sono i ragazzi. No, sembra che tutto Montegascone in questi anni non ci sono ragazzi che giocano a pallone. Nel 2001, prima mi ero soffermato sui ragazzi del 2000, nel 2001 hanno avuto anche loro due grossi infortuni, Michele Cuneo e Medori, due giocatori importantissimi, e Matteo Medori, importantissimi per la squadra di mister Viviani, che sono stati recuperati uno la settimana passata e uno lo stiamo recuperando adesso. Diciamo, quando si fanno rose, si costruiscono rose in estate, noi non siamo Lazio, Roma o Milan, noi siamo il Monte Viascone, facciamo rose di 18 baramenti giocatori, te ne vengono a mancare 2-3 per infortuni seri, 2-3 influenze, ecco là che dicono mancano i giocatori, ma in realtà non mancano i giocatori, in realtà appunto, sono infortunati. Io volevo un chiarimento su questa sono frase che ho inteso dire, no, che no, mi ha colpito, perché comunque, ma possibile che no, tutto il Monte Viascone ci sono 20 ragazzi? No, i ragazzi di Viviani, mi soffermo anche su questo, l'altro anno, se ricordate, alle Navi 2000, sempre giovanissimi d'elite, è arrivato lo spareggio del Ceccacci e si è salvato tramite play-out. Quest'anno sono molto fiducioso che ripeterà lo stesso percorso della passata stagione. Insomma, salvarsi sempre per i play-out, ma noi siamo il Monte Viascone, vabbè. Però, allora Moreno, tu Moreno, sei troppo forte, sì, perché lui sta sotto, è sotto, lui ha fatto la vittoria, si è un po' tirato fuori, ma è sotto, vabbè, ma comunque via, non è che prima. C'ha un posticino un pochino più tranquillo, ma poco il posticino, speriamo aprile che ce l'abbiamo che stiamo bene, no? Noi, come diceva prima il direttore, siamo al Monte Viascone, giochiamo contro realtà più forti di noi, più attrezzati di noi, più organizzati di noi. Stiamo facendo il massimo tutte le categorie, 2002, 2001, stessi 2000, 99, la Juniores. Io penso solo c'è ad essere orgogliosi di quello che sta facendo. Sì, ma infatti il Monte va tenuto sempre conto, anche su questa piccola non critica, non è che comunque il Monte Viascone in tutte le branche sta nell'apice del calcio, del mondo giovanile. Questo lo teniamo sempre conto e ne siamo fieri, diciamo, però vorremmo che questo Olimpo diventasse ancora più Olimpo. Non è presunzione per motivo di vanto e di orgoglio, se andiamo indietro nel tempo a circa 4-5 anni fa, ricordavate con chi giocavamo col settore giovanile? Sì. Oggi giochiamo con il top, lì all'altro anno è venuta Lazio e Roma a Monte Viascone. Sì, ma infatti io l'ho voluto sottolineare subito. Lazio e Roma, che fra l'altro la Lazio è stata anche fermata sul risultato di 1-1 anni fa. Apposta. Infatti quel gol all'ultimo momento nel semibuio sotto i piedi del portiere, io ero lì. Abbiamo battuto Ostiamare, Vicor per Conti, Tortre Teste, le abbiamo battute quasi tutte o quasi, sia con i 99 che con i 98. Sì, ma appunto noi di questo ne siamo altamente fieri, e se oggi siamo qui e abbiamo intenzione di starci sempre anche tutte le settimane è proprio per dare visibilità a questo Monte Viascone, per dare visibilità, per dare importanza, perché se lo merita. Poi nell'economia generale
se focalizziamo qualche cosa, non per questo intendiamo diminuire quello che è una critica. Io l'ho sempre detto, per parlare e discutere, io l'ho sempre detto, perché sono ormai il giornalista ha messo all'indice. Sì, sì, però mi piace rivendicare il lavoro svolto dalla società. Sì, quello sì, mi piace sempre. Io sono il giornalista messo all'indice, però lo ripeto perché l'ho sempre detto. Io critico, ma è solo per costruire. Mai per dire devo di male di quello, devo di male di quello. Questo toglietelo dalla testa. Chiaro, perché io critico, credo di spronare perché qualcuno si accorga e dica... Ma se ha detto così, forse tutto sommato... Chi ha letto il mio articolo sul Corriere di Viterbo proprio la settimana scorsa, con la partita col Torfa, allora mi dovrebbe martellare in testa, perché ho detto proprio che erano in campo per onore di firma. Erano in campo. Sono tre anni che stiamo obbligando le maggiori società romane, Tre Teste, Savo, a prendere i pullman una volta l'anno. Siamo l'unica società. E adesso c'è la Viterbese in due campionati. Quindi, appunto, insomma, comunque, ecco. Noi sappiamo che è possibile fare di più, sempre di più. Di più nel limite, ovviamente, forse sognare. Possibile. E questo vale anche, ovviamente, per la prima squadra di calcio. Domenica già eccellenza, di eccellenza, ecco, quindi ha detto anche che quest'anno la Juniores è passata di qualità, quindi no, è l'elite. Quindi quest'anno loro sono una matricola, e per essere una matricola si comportano abbastanza bene, cioè siamo oggettivi adesso, al di là che i ragazzi fa una che poi vanno a rifornire la prima squadra, quindi è chiaro che un certo qualvolto questo settore giovanile sa esprimere, se no non verrebbero assolutamente cooptati nella prima squadra. Ne siamo estremamente convinti. Ci fanno io per primo. Brutti segnali. No, non ti preoccupare. Se ci dice la P38. No, ci mancano tre minuti. Tre minuti. E allora quindi io torno a ripetere siccome oggettivamente so, ma il mio comportamento è esclusivamente per costruire. Questo l'ho fatto sempre, ho fatto con i pendolari sul treno, siamo andati a finire in tribunale, però abbiamo avuto grandissimi risultati. Perché poi alla fine c'è pure questo fatto che forse chi ha le mani in pasta pensa sempre che la pasta vada bene. Poi quando arriva il cliente che mangia la pizza dice ma che cacchio, sta pasta ogni tanto c'è un granulo di farina. Però alla fine se qualcuno dice guardate la pasta è buonissima, però c'è qualche... Ecco, io perlomeno il mio comportamento è in questa logica e ve lo ripeto perché... E credo in questo mio mestiere. Ma noi sappiamo l'esperienza che già mi dice, fin da domenica sono stato prossima, sempre un combattente. La prima squadra saprà reagire. Domenica andiamo a Monterotondo con la prima squadra. I ragazzi di Santucci e Vernazza riceveranno il Monte Spaccato. I ragazzi di Mister Soria andranno all'Accademia. Ciascuno per la propria parte si saprà fare. Calcio Roma. Gli allievi B di Braccini riceveranno il Grifone Monteverde. I giovanissimi elite di Viviani, Rieti, tornerà Rieti con i giovanissimi elite, e i giovanissimi B di Luciano Siddi andranno a Civitavecchia con il Leopold. Auguriamo a loro il meglio possibile, calcisticamente parlando. Noi lo auguriamo a tutti, anzi, io te lo dico onestamente, e Peppe qualche volta, cioè lo sa perché lavoriamo insieme ormai da quando esisteva Televiterbo, addirittura, che andavamo alla palazzina. Io purtroppo... Per me il calcio c'ha un'equivalenza. Partita deve essere una vittoria. Quando non viene, io vi dico onestamente, mi dispiace più che per i ragazzi. Certe volte i ragazzi, allora, io dico, mi dispiace più a me che a loro un altro po'. Staltrano ti terrò in seria considerazione come allenatore. Allenatore vincente. No, poi, io posso fare una cosa sola, ve lo dico perché io ho giocato a pallone tantissimi anni e ho fatto prima il portiere, poi mi sono fatto male a un... il braccio e sono andato a farla alla sinistra, claro, perché tiravo sempre di sinistro, sinistraccio. Potete magari qualche consiglio ai portieri, può darsi che sulla mia esperienza glielo potrei dare, qualche consiglio un po' tecnico. Io ho anche papà che fa il portiere, divisore di campo, ma non il portiere, non il portiere. Mio padre confondiamo i portieri. Peppe, arrivati a questo punto, anche la tessera, arrivati a questo punto è ora di dobbiamo ringraziare i nostri ospiti, innanzitutto per essere intervenuti come sempre negli studi di Montepiascone TV, e soprattutto auguriamo loro tanta fortuna, tanto bene, perché il Montepiascone lo merita per gli sforzi che la società sta facendo. Ha cominciato dalla prima squadra, io sono innamorato dalla prima squadra. Facciamo una scommessa con tutti. Sì. Noi vogliamo fare un Natale col panettone alla grande con tutte le squadre.
giunti a questo punto, ringraziamo pure se c'è qualcosa di ecco, a questo punto noi dobbiamo ringraziare il nostro sponsor GT Gomme e ringraziamo tutti i presenti, vi aspettiamo per la prossima settimana, speriamo che venite così numerosi anche portando più ragazzi che li facciamo un po' parlare. E a tutti voi che ci ascoltate su Montefioscone TV, i nostri più cordialissimi saluti, buona serata, arrivederci presto. E forza Montefioscone!